Il nostro è un paese strano. Da una parte ci vengono concessi sempre più diritti civili, dall'altra ci vengono tolti sempre più diritti sociali. Chi avrebbe mai immaginato che sarebbe stato possibile un matrimonio omosessuale? Chi avrebbe mai immaginato che sarebbe stato possibile in Italia licenziare qualcuno per un semplice capriccio in cambio di un po' di soldi dati allo sventurato lavoratore? Chi avrebbe mai immaginato che sarebbe stato possibile che un algoritmo stabilisse in quale città avremmo dovuto lavorare, indipendentemente dalla distanza della residenza della propria famiglia? E che un altro algoritmo stabilisse i nostri orari di lavoro, indipendentemente dalle nostre esigenze personali? Le nostre scelte individuali stanno diventando sempre più libere, mentre i nostri doveri sociali e lavorativi stanno diventando sempre più oppressivi. Nella nostra Costituzione, giustamente, viene spiegato che un uomo non è realmente libero se non gli si concedono gli strumenti, gli aiuti sociali e le possibilità economiche per esserlo. Non bastano libertà individuali e politiche per rendere un popolo libero. Non bastano le libertà individuali e politiche per definire una democrazia come tale. Una democrazia è tale e un popolo è libero solo se il benessere individuale viene garantito a ciascun individuo, solo se nessun cittadino è sottoposto a ricatto legato al suo lavoro, solo se a tutto il popolo vengono concesse uguali possibilità di istruzione, di protezione sanitaria e di accesso al lavoro. Una democrazia non è moderna perché vota meno del 50% degli aventi diritti, come sostengono alcuni. Una democrazia è moderna se partecipano tutti alla vita pubblica e se i diritti civili vengono affiancati a quelli sociali e non messi in contrapposizione. Nel primo caso la società progredisce e i suoi membri vivono in maggiore armonia. Nel secondo caso la società sprofonda in un baratro e i suoi membri si accaniscono gli uni contro gli altri, contendendosi i rimasugli concessigli dall'elite. Siamo ancora in tempo per fermare questo assurdo non progresso, non per fermare la conquista dei nuovi diritti civili, ma per non barattarli con la perdita del nostro diritto alla dignità e alla sopravvivenza materiale. Siamo ancora in tempo per fermare questo assurdo non progresso.